Salve appassionati di Android, vi farò vedere come gira la versione 2.3.4 Gingerbread sul Samsung Galaxy Next. Anche voi potrete aggiornare il vostro device. Vi posterò il link della guida su come fare tra i commenti. Ora vediamo. L'ambiente grafico non cambia di molto, a parte qui l'orario. Anche qui nella home cambia soltanto lo sfondo. Però se andiamo nei messaggi troviamo la prima vera novità, la funzione swipe. Lo swipe serve a scrivere, anzi a comporre un testo unendo le parole con una linea blu. Per me non serve assolutamente a nulla. Una delle funzionalità che è stata migliorata senz'altro è quella del riconoscitore vocale. Vediamo qua. Non si vede bene, comunque il riconoscitore vocale l'ha scritto. Troviamo molti simboli in seconda funzione, molto interessanti, anche una specie di asterisco. Il simbolo del copyright, del marchio registrato. Poi vediamo. Ok. Vediamo l'informazione. Qui non cambia assolutamente nulla, è tutto uguale. Se andiamo nelle informazioni sul dispositivo, troviamo la nuova voce aggiornamento software che su Froyo non c'era. Se abbiamo un account di Google e una connessione Wi-Fi possiamo fare l'upgrade del device semplicemente cliccando su aggiorni. Vediamo le informazioni di sistema, non si vede bene, scusate. Android 2.3.4 Gingerbread, purtroppo non si legge perché non mi funziona la modalità macro e non ho capito perché. Vabbè, lasciamo stare. Una cosa che vorrei farvi vedere è il pinch to zoom. No, il pinch to zoom, il doppio clic. Per ingrandire una pagina. Secondo me la connessione è anche migliorata con questo nuovo firmware, infatti la pagina, come abbiamo visto, si è caricata subito. Guardate. Si ingrandisce con più, diciamo, delicatezza rispetto alla versione Froy. Nessun lag nel fare il pinch to zoom. Secondo me queste sono le vere novità del nuovo firmware, la velocità di internet, le nuove funzioni della tastiera dei messaggi e altre che dovrò scoprire, che anche voi scoprirete insieme a me nell'utilizzare questo sistema operativo. Devo dire che è molto fluido, occupa meno risorse rispetto a Froyo. E niente, vi posterò nella descrizione, come ho detto prima, il link su come effettuare l'aggiornamento. Vi consiglio di togliere la SIM e la micro SD prima di fare appunto l'aggiornamento. In più vi consiglio anche di caricare la batteria del vostro cellulare per evitare che si spenga durante l'installazione del nuovo firmware. Questo è tutto, se per spiegazioni e altro commentate, cliccate su mi piace, scherzo, fate quello che volete comunque, e niente, questo è tutto, grazie per la visualizzazione, un saluto da Yango Nero.